davanti alla gente. Quindi che mi stai dicendo? Che mo presto riceveremo, quei cinque riceveremo una richiesta di convocazione. Quindi loro convocano noi adesso? Sì. Come la possiamo gestire questa cosa? Chi possiamo dare la patata bollente? A loro l'hanno data. La patata bollente se l'ha pigliato quello con la giacca e cravatta, quello là, sapete, una patata. Oh, che poi ha fatto un mini affidabito subito. Qui c'è, intanto sono Anna. Sì, la ragazza. Sì, è tutto registrato. Lì c'aveva la pelle d'oca, non era la pelle. Guardate che oggi pure abbiamo fatto un'altra roba. Ma c'è nessuno? Non c'è nessuno? Poi sono la prima che vedi, fai delle cose. Grazie. Ok. Sì? Ti fidi a venire con noi da solo? No, la compagnia. A posto, andiamo. Almeno un senso alla giornata. Diamo un senso alla giornata. Diamo un senso alla giornata. No, scusami. Hanno fatto quello che non devono fare. Oggi si sono fatti male tanto. Sì, infatti dicevo a tutti, io guarderei l'indice della borsa stasera o domani, perché questa azione condensa subito nella materia. Beh, esatto. Subito. Crollo finanziario. Io sono curioso domani, dopodomani, ma anche oggi pomeriggio, questo condensa subito. Subito. Che Tokyo. Giudizio tu, l'abbiamo chiamato. Guarda mentre parlo. Sentite, ma l'altra volta hai fatto così. Gira, fammi delle mani. Immagina come punto il ruolo davanti ai facenti funzioni autoprogrammassando. Guarda, l'altra volta hai fatto così, ma... No, lasciali lì. Sì. Sì, ma come ci è venuto anche l'altro, perché da solo non ce la potevano mandare, se eravamo troppi. Ah, sì? L'hanno letto qualcuno, Libera scelta. 40% di quelli che hanno. Terrei d'occhio la borsa stasera. Piazza Affari, Londra. Luca, controlla la borsa stasera. Marco, vedi che. Ma tu sei Marco. C'è un Marco, un altro Marco. Sempre. C'è sempre. Sei tu quello di essere sempre Marco. Vanno tutti Luca. Sono sbagliato, stavo portando pure i cd con i speciali. No, per la moda ci stanno, eh. Cioè, sempre uomini e donne so. Questa è la prima lezione che mi ha dato il 12, uomini e donne. Esatto. Dicevo a Marco che stasera controllerei la borsa. Marco, così per avere... l'indice delle borse mondiali, da Milano a Tokyo. Controllate le borse stasera e vediamo che succede. Ah, borsa. Via, allora, la borsa. No, la borsa. Sono collegato, perché quella... devo... La borsa quella... No, la borsa quella dei valori. Titoli. Cioè, è qui, sempre qui. È stato sempre qui, tutto il tempo, agli occhi di tutti. Va bene. Così è, va bene. Attenzione. Grazie. Postarella si chiama. Ci vengono ad aprire addirittura, wow. Aprono. Gentilmente 2-3 massimo 3 persone, va bene, non di più. Lo faccio la procedura dell'altra volta. Buonasera, vai. Voglio registrare
l'audio, però c'avevi tu attaccato, nessuno se ne è accorto. No, no, lui mi ha guardato, mi ha detto, è qui da te la prima, eh. Buongiorno. Ci rivediamo, eh. Buongiorno. 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 Signore della posta. Sì, può scannerizzarlo. Vabbè, hanno messo. No, l'abbiamo messo davanti a lui. No, no, hai fatto bene, tutto in fondazione, però hanno chiuso. Però lo faccia, se è di routine, lo faccia. L'hanno chiuso davanti a noi. L'hanno chiuso davanti a noi e poi li conosco. Li conosco. Lasciarlo, c'è qualcuno che deve entrare di notte. Ok, chiuso. Posso, a me mi interessano, i rappresentanti sono loro. Ah, ok, i signori fuori no. No, no. Sono loro, già sono venuti l'altra volta, i rappresentanti sono loro. Sì, gli ho fatto sospendere. Il monitor non si monta, punto. Sì. Io faccio parte della delegazione Tuscia. È la mia zona. ABC. Allora, gruppo ABC. Ah, Croce di Malta. La delegazione Tuscia. Ah, la delegazione Tuscia. Poi? Io sono in parecchi ordini. Ho 20 anni che faccio volontariato. Eh sì, me lo ricordo. Te l'hai detto? Grazie. Rapporto ai malati. Rotelle, rettini, bambini autistici, a torto sono rimasto un po' che vedi magari gli autistici quando tu li vedi da fuori, li vedi, però quando poi magari li fai. Hanno questo qua da consegnare, questo è un vestito sì, per okay. Poi qua la dobbiamo far passare qui. No? La vogliamo far passare, la passiamo, l'hanno chiusa davanti a me. Ah, ok, allora. Per me è uguale. Giusto perché poi dal ministro va bene. Facciamo una foto adesso. Con la. Possiamo fare una foto? Grazie. Vai. Perfetto. Okay. Grazie. Grazie. Noi grazie. Arrivederci. L'hai fotocopiato qua. Quando venite di mattino. Si chiamano tutti Graziella. Tutti Marco, tutti Graziella. È come quando facevamo gli improcessi in Afghanistan, tutti Giuseppe. Ce n'era uno che mi chiamava Giuseppe. I processi? Si chiama in processi. Ah, in processi. Ok, grazie. Arrivederci. Grazie.
sono tutti provati. Tutti provati. Sono tutti molto provati. Abbiamo consegnato e abbiamo fotografato con il mio Universal Pass il plico, ci hanno messo un timbro sopra per andiamo, tranquillo che andiamo. Per avvenuta ricezione e per avvenuto controllo che non c'era niente di pericoloso dentro. Insomma, è relativo se c'è qualcosa di pericoloso dentro. Diversamente pericoloso. E dicevamo prima col facente funzione che sarebbe carino stasera controllare l'indice Nasdaq. Ah, ecco. Fatevi un giretto sulle borse, vediamo che è successo stasera. A Milano a Tokyo. A Milano a Tokyo. New York. Cari, questi momenti, questi atti, sono atti non solo giuridici, ma sono atti anche magici. Quindi penso che il popolo sia tutto soddisfatto anche oggi, vero? Sì, siamo soddisfatti. Dopo la protocollazione ci può dire sicuramente qualcosa di più di quello che è la sensazione. Dopo la protocollazione ufficiale del documento che dispone la disposizione del potere economico finanziario e che quindi diciamo che oggi sancisce il crollo finanziario. Appena saremo nella mia diciamo percezione, ma che meraviglia, che Coanna io mi sento proprio, nella prima percezione troveremo, visto che c'è già il mio numero di telefono, lo conoscono anche bene da molti anni, riceveremo una comunicazione più intima. Più intima. Direi che oggi è un'altra pietra miliare della nuova governance. Assolutamente sì. Perché dopo l'apertura della 12 giorni fa, con la presenza massiccia del popolo di oggi, esatto, penso che nessuno può dire che il popolo non esiste. Ah no, guarda lì là che meraviglia! Guarda lì là, esatto! Il popolo che è in silenzio più o meno in attesa. Del successo comunque di oggi. È un successo anche perché guardate che cosa è successo. Vedete i funzionari del Ministero delle Finanze che nella loro possibilità hanno aiutato il popolo a portare avanti la procedura. Erano qui a protezione, così. Esatto, anche i finanzieri in divisa ovviamente erano in protezione del popolo, tranquilli e sereni. Si sono alternati, sono stati anche abbracci e quindi che dire di più? Una giornata bellissima, positiva, bellissima. Sì. Ringraziamo veramente i funzionari del Ministero delle Finanze per quello che hanno potuto fare fino ad oggi. Che hanno potuto fare? Potuto fare fino ad oggi. Sicuramente la prossima volta faranno ancora di più, del loro meglio. Sicuramente non sarà l'ultima volta che ci vedono, non è l'ultima volta che ci vedono. Sicuramente il popolo è pronto per accoglierli, per operare, per il bene supremo. Quindi, alla prossima. Vorrei fare una domanda, il fatto che sia stato destituito il ministro. Ministro, il presidente del Consiglio? E il Presidente della Repubblica. Quindi con questa destituzione che valore ha ciò che faranno da oggi in poi? Ma il valore che hanno è quello che hanno dal 2013. Concussione, collusione, abuso di potere, eccetera. Solo che le leggi universali sono in funzione adesso. Quindi non è più tempo. Ora è il tempo. Vedremo che succede nei prossimi giorni. Nelle prossime ore. Grazie Barbara. Grazie Anna. Da stasera. Sì, infatti, io lo guarderei. Così magari ci rendiamo conto che non è una passeggiata di salute, quello che hanno fatto oggi. C'è sapore che dice. Allora, già il fatto che dice. Ma fammi vedere queste persone che sono. Fammi vedere che pensano, che vogliono, che dicono. Quindi c'è stata la pulce nelle orecchie. Certo, comunque alla fine è stato confermato il fatto che è privato. Eccolo. Il fatto che state qua, no, una volta che siete comunque privato.
La nave. Un altro abbraccio. Guarda qua. Qua si apre un mondo. Beh, scusa. Si apre un mondo. Grazie. Vincenzo. A presto. Vincenzo. A presto, Luca. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. A lei. Grazie. Posso stringerle la mano? Come no? Arrivederci. Ops. Luca. Brava, eh? Ci cercavo. Grazie. Grazie. Lui abbraccia. Tu abbracci. No, basta. No, 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 non basta più. Non può. Barbara, ti abbraccio io, tesoro. Spostiamoci. Ma pappa. Andiamo. Barbara, vorrei abbracciarti. Sì, tesoro. Oh. Grazie. È grande. Siamo grandi. Sì.